tutte e due, Alessio Cocchi, pianetaempoli.it, ben arrivati ad Empoli. Faccio ad entrambi la stessa domanda, ovvero le vostre prime sensazioni da quando avete avuto la notizia che Empoli sarebbe stata la vostra nuova squadra all'arrivo qua ad Empoli, magari perché no, anche le aspirazioni per questa importante stagione. Ma le sensazioni, insomma, stando all'interno del gruppo, sono sicuramente buone. C'è un gruppo sano, lo staff è uno staff preparato sicuramente. Adesso non vedo l'ora di iniziare in campo con i miei compagni per il mio 100% di questa esperienza. Per quanto riguarda l'essere arrivato a Empoli, sono felicissimo. Per me è un'opportunità grande. Qua sono passati giocatori importanti, quindi è una società ambiziosa che i giovani spesso riescono a mettersi in mostra. Quindi, ripeto, sono felicissimo di essere approdato a Empoli e spero di fare il meglio possibile. Tommaso Carmignani, La Nazione, Radio Lenti. Tu lo chiedi come stai innanzitutto, perché so che hai avuto un problemino in nazionale, come vai e quando sarai pronto. Tu invece volevo chiedere che effetto fa ritrovare Mr. Buchi e se, insomma, anche questo è stato uno dei motivi che ti hanno spinto a venire prima. Per quanto riguarda l'infortunio, è stato durante la semifinale del mondiale contro l'Ucraina a fine primo tempo, dopo una lesione di primo grado al muscolo flessore. E aggiungerei, per cui io sono perso. Di parte. Comunque, no dai, diciamo che è in via di guarigione, quindi conto di essere in campo, insomma, una settimana e 10 giorni, non vedo l'ora di iniziare, come ho detto prima. Io, per quanto riguarda Mr. Buchi, ovvio sono felice di poter rilavorare con lui e con tutto il suo staff, perché conosco il loro metodo di lavoro e mi ci sono trovato benissimo, e quindi questo ovviamente è stato un motivo in più. Però ripeto, la scelta di venire a Empoli è una scelta che ho fatto per l'importanza della piazza, per l'importanza della società. Quindi ci sono state diverse cose che mi hanno portato qui e sono felice della scelta che ho fatto. Sì, Albiuzzi del Tirreno, benvenuti entrambi. Io volevo chiedere, c'è stato durante la frattativa, perlomeno quello che è emerso, che è arrivato a noi della stampa, una tua, non voglio dire indecisione, ma un periodo in cui hai voluto riflettere su questa possibilità? So che c'era anche un diritto di ricompra della Roma, non so quanto possa aver influito, insomma sicuramente sarà stato un momento un po' particolare, quindi se ce lo racconti. E a Bandinelli invece, se non sbaglio, sei di Scandicci o San Giovanni Valdarno. San Giovanni Valdarno, che effetto fa per un toscano indossare la maglia dell'Empoli, che non è la Fiorentina, però insomma, è una società comunque di riferimento per la Toscana. Guarda, sono molto contento che mi ha fatto questa domanda, perché ci tenevo molto a fare il punto bene su questa cosa. Allora, io praticamente, come tutti sanno, ho la ricompra con la Roma, e durante questo periodo dove, tra virgolette, ho letto che sono stato indeciso, io stavo solamente aspettando l'evolversi della situazione, perché chiaramente la Roma, avendo questo diritto di ricompra, il vantaggio su tutti, quindi nel momento in cui decide di ricomprarmi nessuno può ostacolare la cosa, quindi il mio tentennamento era dato solamente da questo. Ma nel momento in cui io e il mio procuratore abbiamo capito che la cosa non si sarebbe fatta, ho alzato subito il telefono e ho detto: Paolo, guarda, la cosa non si può fare, quindi andiamo subito ad Empoli. Il mio tentennamento non era dato dal fatto scegliamo la squadra in Serie B. Nel momento in cui la cosa non si poteva fare, ho chiamato subito, ho detto andiamo ad Empoli. Per me è un motivo d'orgoglio giocare per l'Empoli, per questi colori. Poi ho i nonni a Montespertoli, quindi hanno 90 anni, quindi riuscirò a stargli più vicino, magari anche a fare qualche pranzetto post allenamento dalla nonna. Sono felice di questo, dai. Poi giocare vicino casa penso che sia una cosa positiva, avere gli affetti vicino,
quindi penso che ci siano tutte le carte in regola per fare un buonissimo campionato e io ovviamente ce la metterò tutta per disputarlo. Buonasera, Andrea Masperti, Radio Bruno, vi faccio due domande molto veloci per tutti e due. Non so se anche da, per voi che siete calciatori, la percezione di Empoli come scuola calcio importante in Italia arrivi, la percepite, e quindi anche questo tipo di scelta che avete fatto abbia in qualche modo influito anche da questo punto di vista, e se vi siete dati un obiettivo personale per questa stagione già prefissato adesso, o se per il momento non c'è. No, allora, chiaramente, come ho detto prima, non ci ho pensato un secondo a venire qui ad Empoli, perché tutti sanno comunque i giocatori che ci sono passati, e basta guardare lo scorso anno i giocatori che comunque si hanno spiccato il volo, no? Come si può dire. Quindi voglio dire, sono venuto qua appunto per mettermi in mostra e per fare il meglio possibile. Un obiettivo non c'è, ecco, fare il meglio possibile, poi quello che arriva in più sarà accettato di buon grado. Io qua appena sono arrivato si respira veramente aria di calcio vero. Stiamo facendo il ritiro su a Monteboro, un centro bellissimo dove c'è tutto per far bene, quindi c'è una grande organizzazione, quindi ovviamente l'Empoli già in passato per me era, quando veniva a giocare a Monteboro contro l'Empoli nel settore giovanile, era sempre, diciamo, la partita importante, perché era sempre una partita al vertice della classifica. Per quanto riguarda quest'anno, obiettivi personali ovviamente è cercare di far sempre meglio rispetto all'anno scorso, poi gli obiettivi di squadra, il campionato di Serie B, questo è il mio quinto anno, quindi lo conosco bene, è un campionato difficile dove ti devi far trovare pronto ogni sabato, è un campionato dove la continuità sarà fondamentale, quindi noi adesso pensiamo a lavorare in preparazione, a farci trovare pronti per l'inizio del campionato, poi ovviamente cercheremo tutti di fare un campionato importante e poi dopo gennaio vedremo dove possiamo arrivare. No, a tutte e due chiedo, magari perché non vi ho visto giocare lo scorso anno e che non ha seguito molto bene la B, che giocatori siete? Quali sono le vostre utilità? Dove vi piace stare? Dove vorreste stare? E magari qual è quell'aspetto che vorreste migliorare rispetto all'ottimo campionato che l'anno scorso tutte e due avete fatto in B? Allora, per quanto mi riguarda, sicuramente migliorare sotto l'aspetto realizzativo, che non è difficile perché avendo chiuso a zero, insomma, anche con uno già abbiamo fatto record. E tu che gol ce l'hai tra l'altro nelle corde? Sì, anche nazionale, insomma, quindi ecco, sicuramente migliorare sotto questo aspetto, migliorare sotto porta, la scelta negli ultimi metri, insomma. Per quanto mi riguarda, penso che un aspetto che devo migliorare magari è la posizione del corpo tra le linee, capire la giocata prima di, cioè vedere la giocata prima di farla, che per un centrocampista è la cosa fondamentale. Poi ovviamente l'anno scorso sono riuscito a fare 6 reti stagionali tra campionato e Coppa Italia, quindi spero di fare meglio sotto il punto di vista realizzativo, che per un centrocampista è importante. E poi secondo me sono una mezzala di inserimento, una mezzala di corsa, poi ovviamente siamo a disposizione del mister, quindi vedremo dove lui reputa meglio il ruolo. Ecco. Ma voi avete mai fatto il 4-3-1-2? Sì, io sì, anche l'anno scorso. Sì, anche l'anno scorso.